L'atmosfera estiva gremita di turisti ha accompagnato il concerto del 9 agosto nella frazione Feriolo di Baveno. Lo sfondo del Lago Maggiore sul sagrato della chiesa parrocchiale di San Carlo ha accolto l'esibizione di due brave chitarriste giunte da due luoghi italiani distanti tra loro. Paola Selva, la prima ad esibirsi, proveniente da Udine, e a seguire Palma Cosa da Taranto. Feriolo per questo appuntamento che ormai da un po' di anni manteniamo in questa bella frazione del comune di Baveno. Siamo contenti di essere qui anche perché è una serata particolare in quanto l'abbiamo dedicata al mondo della chitarra al femminile e quindi ascolterete due artiste davvero interessanti che vi porteranno in una parte della musica dell'altra metà del cielo, insomma, che mi pare molto molto interessante da ascoltare. Paola Selva e Palma Cosa. Paola Selva è una musicista che è già stata invitata 3 anni fa al Paese a 6 corde, era a Omegna e ci aveva deliziato con la sua musica. Lei arriva da Udine e in questi anni ha inciso il suo primo CD e immagino che questa sera ve lo racconterà, ve lo spiegherà e poi sarà in vendita anche lì e veramente vi assicuro è musica deliziosa fatta davvero col cuore. E dopo di lei si esibirà Palma Cosa che invece arriva da Taranto, per cui questo incontro tra nord e sud nella musica ci è piaciuto molto come idea, come suggestione, come passione di queste due regioni che si incontrano. Palma per noi è una sorpresa, non la conoscevamo, ho ascoltato delle cose su YouTube e insomma ho seguito un po' la sua storia e sono anch'io molto curiosa di vederla dal vivo, quindi sarà una sorpresa che condivido volentieri con tutti voi. Ci eravamo lasciati 3 anni fa a Domegna con un pezzo che si chiamava Chitarristicamente, che era un pezzo che io avevo dedicato alla chitarra. Quindi riprendiamo il discorso direttamente da lì, Chitarristicamente.
Palma Cosa e Paola Selva. Volete presentarvi, dire da dove venite, perché siete da due parti distanti d'Italia e quindi è bello sapere che vi unite in questa quest'arte della musica. Ah sì, scusami. Sì, io vengo da Udine, dall'altro capo praticamente, qui siamo a ovest, là, estremo est. Palma? Io invece sono di Taranto, sono pugliese ed è appunto la prima volta che mi esibisco qui al Festival Paesi a Sei Corde. Infatti, cosa ti è cosa per, stato per te questa serata e anche per te a tornare qua dopo altre volte che ci sei stata, giusto? Sì, per me è la seconda volta dopo 3 anni, sono stata felicissima perché è un festival bellissimo, una rassegna indimenticabile, quindi resta sicuramente nel cuore, e tornare è stata una grande emozione, farlo poi con Palma Cosa è stato fantastico. Cosa è stato invece per te venire qui a un Paese a Sei Corde per la prima volta? Sicuramente è una grande emozione, sono stata davvero felice e molto contenta anche di aver dialogato attraverso la musica con Paola Selva, che appunto oltre a essere una brava musicista è anche per me una cara amica. Volete dirmi qualcosa sui vostri ultimi CD e le opere che avete fatto durante questo periodo passato di quarantena? Speriamo che le cose migliorino sempre più. Sì, il mio CD in realtà risale al 2019 in periodo tranquillo, però gli ultimi pezzi sono nati proprio durante e appena dopo la quarantena, quindi risentono forse di questo periodo di chiusura con un messaggio di speranza naturalmente. Per te cos'è stato questo ritornare appunto a suonare e questo periodo di quarantena che c'è stato prima? Sicuramente il tornare a suonare, ad esibirsi, stare su un palco è quasi, diciamo, una rinascita per noi musicisti, perché abbiamo pensato, no, in quel particolare periodo di lockdown, di chiusura, di fermo totale, personalmente pensavo non so quando si potrà riprendere a suonare e a stare tra la gente e donare appunto una parte di noi con le nostre note al pubblico che ci ascolta.
Bene, io vi ringrazio tantissimo di questa serata, è stato per noi veramente un piacere ascoltarvi e spero che di rivedervi prestissimo ancora l'anno prossimo, magari un paese senza. Grazie, grazie a voi. Grazie.